squadre fanno il loro ingresso in campo. Ovviamente a maglia gialla Dragon City da Ostia, spoltore verde in provincia di Pescara, a dispetto del nome li vediamo in maglia blu. Primo tocco per i ragazzi di Pescara, siamo partiti, siamo entrati in questo che ricordo è un tempo unico da 25 minuti di gioco. Dragon City che prova ad andare in profondità, Fuardo ha cercato di intercettare la sfera per difendere la porta insieme a Imbesi. Tocco per Mirabiglio, la mette alta, prova a girarsi, fa un po' fatica. Ora Fuardo cerca di metterla in mezzo, il tiro al volo di Mirabiglio che regala il primo gol del match quando è passato neanche. Partenza in quarta, i ragazzi di Pescara, anche Fuardo ora a farsi spazio tra i giocatori, arriva il secondo gol a distanza di pochissimi secondi, siglato da Fuardo. Bennarini, 1-2 con Pallade, poi la palla profonda che però non trova spazio, forse un po' troppo anticipato questa profondità, questo filtrante, doveva forse aspettare che si proponessero più giocatori nel lungo linea. Fuardo, bello qui a saltare l'uomo per De Libertis, che è a modo di metterla in mezzo, lo stop che poi diventa una rete, quello di Mirabiglio che sul primo è pronto Risa e arriva, non è riuscito a deviarla bene Imbesi, arriva la rete anche per Risa Alessio, ci ha provato nel corso di questi match, l'abbiamo visto finalmente la rivalsa, arriva anche per il numero 10 di Ostia. Pronta la rimessa a centrocampo, a cercare Pallade, trova invece la testa di Fuardo che prova a metterla bene per Mirabiglio che poi a modo di girarsi cercava la diagonale su De Libertis, è interrotta bene l'azione, deve liberarsi dalla marcatura il numero 18 di Paride, prova a metterla in mezzo, la parata in due tempi di Proietti che salva lo specchio, si sposta sulla tre quarti, sempre più vicina dalla porta, difesa da Proietti e la cannonata fatta impennare dalle mani attente del numero 99. Pronto Vescosi sulla bandierina, si propone per il tocco corto Pesolillo, opta per il cross il numero 10, poi il colpo di testa grandissimo che chiude l'azione e ci regala il quarto gol. Ancora Mirabiglio, palla lunga, Fuardo e Desiderio Scioli a difenderla, ottimo il movimento di Omar. Bennarini subito attento alla battuta, palla che arriva per De Libertis, la diagonale ancora per Mirabiglio, Risa sporca, poi inchioda bene a terra Proietti, poi irregolare per la gamba alta, la posizione a centrocampo battuta al volo da Risa, l'occasione si stava proponendo Bennarini, nulla di fatto, la rimessa per le maglie gialle, ancora il tocco per Risa con la tiro al volo poco preciso che regala palla allo spoltore, se l'allunga a Pesolillo sull'out di sinistra, il movimento corretto di Vescosi che arriva con il gol sul secondo palo, grande mancino della numero 10, super gol, super intervento, grande precisione da parte dei ragazzi dello spoltore, poi qui Bennarini non riesce a raggiungere la sfera, il contrasto che lo costringe a retrocedere, poi il pallone torna per Imbesi e per Vescosi, ora 1-2 con Desiderio Scioli e Fuardo che fa salire la squadra, il tocco per Mirabiglio, ancora Fuardo, il destro un po' timido per infastidire Proietti, ma c'è la chiusura col secondo tocco di Vescosi in gioco, Mirabiglio nulla da fare, palla di palla lunga per Bennarini che segue con lo sguardo la sfera, prova a metterla in mezzo, costretto a intervenire Imbesi ma non è ancora finita, poi Fuardo recupera benissimo, stoppa il possibile secondo tocco dei ragazzi della Dragon City, addirittura si fa tutto il campo da solo, il servizio perfetto per Mirabiglio, il super gol di tacco eseguito dalla numero 9. C'è stato ovviamente tocco da parte di Imbesi per cui può tranquillamente giocare su Fuardo, salta ancora il numero 27 Bennarini, poi il tocco di ritorno ancora per Omar, mette il pallone in mezzo, anche De Libertis, stesso tocco, ancora Vescosi, arriva un'altra rete
per lo spoltore verde che non accetta a dare tantissimo margine di miglioramento. Chiaro che si stanno impegnando fino all'ultimo ed è questo quello che conta. Colpo di tacco intanto di Mirabilio, super prestazione della numero 9, indiscusso migliore in campo per ora. Presa poi Vennarini, ma c'è il triplice fischio a ridosso proprio nei 25 minuti a regalarci questa fine partita vittorioso, a regalare la vittoria per lo spoltore verde. 9 reti contro una segnata del Dragon City. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social e potrete rivedere ovviamente tutte le live.